Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video di FIFA 20 perché sono state appena rese note le novità ufficiali sul prossimo capitolo. Le prime novità ufficiali che riguardano ciò che arriverà con il nuovo, appunto, FIFA. E non ho ancora letto nulla. Lo voglio condividere con voi questo momento, nel bene o nel male, lo vivremo insieme. E allora, qui dice, ehi fan di FIFA, con l'avvicinarsi dell'EA Play, gli annunci delle prossime uscite, volevamo aggiornarvi sul gameplay di FIFA e fare luce su alcuni elementi fondamentali che puntiamo a migliorare nel nuovo capitolo della serie. Dopo aver ascoltato i feedback dei giocatori durante tutto l'anno, abbiamo deciso di mettere mano ad alcuni aspetti che ci sono stati chiesti maggiormente e spiegare come mai altri non sono stati toccati negli ultimi update. Allora, prima di iniziare però, ci teniamo a sottolineare che tutto ciò di cui parleremo a seguire non verrà corretto in FIFA 19, ma sarà affrontato nel prossimo capitolo. Allora, aggiornamenti, patch al gameplay. Ogni anno il team responsabile del gameplay fa tutto il possibile per aggiustare e modificare le dinamiche di gioco durante la stagione. Ah sì? Introducendo in ogni capitolo importanti aggiornamenti, nuove meccaniche, nuove modalità e novità al gameplay. L'avvento delle opzioni per l'online e i continui feedback della community hanno permesso al team di risolvere certi problemi intervenendo in alcuni settori del gioco che non funzionavano come avrebbero dovuto. Con il passare degli anni i contenuti live sono diventati sempre più importanti per ogni edizione. Ah, si parla di contenuti live, vabbè. A partire dai piccoli aggiornamenti per i contenuti che introducono nuove campagne, vabbè, qui ve lo risparmio, tanto non sembra che ci sia niente di significativo. Quando però si tratta di aggiornamenti e patch per il gameplay, le cose si complicano. Esistono svariate tipologie di giocatori, di quali prendiamo in considerazione, vabbè, qua non ci frega niente. Andiamo al dunque. Priorità di gameplay attuali. Dopo numerose sessioni di feedback, dopo aver raccolto le impressioni direttamente dai giocatori attraverso i forum, sondaggi, canali di contenuti e social, siamo riusciti a pubblicare delle patch e a correggere alcuni problemi nelle prime settimane di FIFA 19. Vabbè, ma io voglio sapere il futuro. In basso è riportato un elenco con le funzioni meccaniche modifiche aggiuntive richieste dalla community alle quali il team sta lavorando e che avranno la priorità per il prossimo capitolo. Dunque, difesa gestita dall'IA. Ce l'abbiamo messa tutta per migliorare la difesa gestita dall'IA e i movimenti, posizionamento, reazioni dei compagni controllati dall'IA, dato che ce l'ha stato chiesto a gran voce dai nostri giocatori per la prossima versione di FIFA. Sistema difensivo rinnovato. La difesa è stata rivista. Con modifica al posizionamento e al comportamento dei giocatori, fino alla cadenza e al loro movimento in campo. Maggiore enfasi verrà posta sulla difesa manuale. Con risultati migliori per coloro che opteranno per questa soluzione. Allora, l'ultima volta che EA ha messo mano alla difesa è successa l'apocalisse. Speriamo che non sia l'ennesimo caso. Contrasti pianificati. Un nuovo sistema che favorisce contrasti manuali facendo sì che il difensore che cerca l'entrata lo faccia in un contesto favorevole per la propria squadra. Per esempio, per recuperare palla o toccare palla a un compagno vicino dopo un contrasto. Vuol dire tutto e niente. L'efficacia del contenimento e del raddoppio di marcatura sarà ridotta. Ah, perché è mai stata funzionale? Con giocatori e compagni contrari dall'IA più lontani e più lenti a reagire ai cambi di direzione dell'avversario, in modo da sfociare raramente in contrasti o blocchi automatici. Ma non è mai stato un problema. Ciò renderà la difesa manuale non solo più efficace, ma anche più gratificante da usare. Eh beh, non difendevano prima, non difenderanno anche domani. Benissimo. Verrà aggiunto un sistema migliorato per fronteggiare l'avversario con maggiore agilità e precisione, per premiare coloro che sceglieranno di contare direttamente i propri difensori. Vabbè, l'introduzione di questi sistemi e dinamiche differenti dovrebbero rappresentare una svolta per quanto riguarda la difesa gestita dall'IA, che erano dei punti critici sollevati da come... Ma non è vero! Ma in parte! Vabbè. Allora, coerenza, tiri uno contro uno, aia. Il team ha lavorato molto per migliorare le situazioni nelle quali l'attaccante si trova in buona posizione a tu per tu con il portiere. La precisione dei tiri nell'uno contro uno verrà migliorata, con un maggior numero di conclusioni a bersaglio e una maggiore coerenza nelle situazioni più favorevoli in area. La precisione dei tiri nell'uno contro uno verrà migliorata. Cavolo, te segnano 10 volte su 11 quando giochi online. Anche le situazioni a porta vuota saranno oggetto di modifiche e vedranno i giocatori premiati nelle situazioni di uno contro uno, con più possibilità di segnare gol facili, come richiesto a più riprese dalla community. Ma di che community parliamo? Perché quelli con cui parlo io dicono altre cose. Cioè, sarà più facile segnare gol facili, come richiesto dal...
Vabbè, le partite si prospettano dei meravigliosi 20 a 21. Anche le reazioni dei portieri saranno riviste nelle situazioni di uno contro uno, con interventi più umani da parte degli estremi difensori e maggiore opportunità di fare gol per gli attaccanti. No, scusate. Interventi più umani. Allora, noi siamo reduci da un'annata in cui i portieri non coprono manco il primo palo, che è quello che parano anche, cioè che è quello che sanno coprire discretamente anche in C1. Che cazzarola vuol dire interventi più umani? Con maggiore opportunità di fare gol per gli attaccanti. Allora, noi siamo già di fronte a un gioco che sta progressivamente perdendo la sua vena simulativa, perché giocando al foot finisce 6 a 5, 7 a 9, cioè partite surreali. Sarà più facile segnare. Beh, i tiri di esterno saranno modificati e dovrebbero verificarsi solo con i giocatori che hanno la caratteristica tiro d'esterno. Vabbè. La modifica all'altezza e potenza dei tiri permetterà di avere conclusioni meno potenti simili alle conclusioni tese, creando maggiore coerenza e maggiori occasioni da gol. Quindi è tutto finalizzato a far segnare di più, come se prima si segnasse troppo poco. Devo bere. Scusate, ma sto facendo finta che sia una live per viverla in maniera più serena. Allora, finalizzazione a tempo. Oh, abbiamo ricevuto parecchi commenti riguardo la finalizzazione a tempo, la nuova meccanica per i tiri introdotta in FIFA 19. Questa meccanica verrà ulteriormente sviluppata e corretta, grazie ai feedback. La finestra verde verrà ridotta da 2-4 fotogrammi a 2 fotogrammi per tutti i tiri, rendendo più difficile eseguire queste conclusioni. Wow. La precisione dei tiri con la finalizzazione a tempo verrà modificata per avere conclusioni leggermente meno precise, anche se i tiri a tempo verdi risulteranno sempre più efficaci di quelli non a tempo. Ma stanno a far sul serio. I tiri con angolo di 180 gradi saranno rivisti in modo da avere conclusioni meno potenti, anche se eseguite con il tempismo perfetto. Ma che... Vabbè. Cross e tiri al volo. L'efficacia dei cross al volo, o dei cross alti, e dei tiri al volo verrà ridotta nel prossimo capitolo. Difficoltà e margine di errore aumentati. I cross su palle alte al volo risulteranno meno precisi e con risultati più variabili. I duelli aerei tra due giocatori risulteranno più vari. I giocatori che salteranno contenderanno la palla di testa, renderanno più difficile per l'attaccante segnare in queste situazioni. Ridotta la precisione dei tiri al volo. I tiri al volo risulteranno meno precisi e daranno risultati più variabili. Vabbè, in sostanza stanno plasmando un FIFA in cui segni facendo le cose più semplici e in cui cercando di fare le cose più complicate non segni mai. Questo è quello che io leggo, eh. Poi magari sto interpretando male, ma a me arriva questo. Mamma mia. Mosse e abilità in serie. Uno dei problemi principali evidenziati dalla community in FIFA 19 era la possibilità di unire le più mosse e abilità, creando così un vantaggio tattico enorme contro il quale era davvero difficile difendersi. Il team ha raccolto suggerimenti e ha aggiunto un margine di errore nell'esecuzione di più mosse e abilità in serie, aumentando la probabilità che il giocatore possa perdere il controllo della palla. Il margine di errore cresce esponenzialmente quando si prova a unire più di due mosse e abilità, rendendo la prossima mossa più soggetta a errore. Vabbè. Ma che modifica? Ah, santo cielo, io per quello ho voluto registrare, perché dico poi se ho tempo di elaborare sbrocco, allora preferisco non avere tempo e mandare uno appresso all'altro. Allora, posizionamento su calci piazzati. La community ha evidenziato come spesso i difensori più bassi si ritrovassero a marcare un attaccante più alto, o che un giocatore pericoloso nel gioco aereo non salisse in area. Il team ha lavorato per migliorare l'intelligenza che gestisce queste situazioni, ottenendo marcature e posizionamenti più realistici in occasione dei calci piazzati a favore o contro. Movimento manuale del portiere. L'efficacia del movimento manuale verrà ridotta notevolmente, con una velocità di movimento minore e più realistica. Giocatori che controllano manualmente il portiere... Vabbè, mi rifiuto! Andiamo oltre. Passaggi. I giocatori hanno fornito i loro commenti sulle meccaniche dei passaggi durante tutto il ciclo vitale di FIFA. Ecco la direzione che abbiamo deciso di intraprendere. Aumentato il margine di errore per i passaggi in situazioni difficili. I passaggi con un angolo di 180 di prima e quando si è pressati risulteranno più lenti e più deboli, rendendoli meno efficaci e più facili da intercettare. Aumentata la precisione dei passaggi nelle situazioni in cui il giocatore non è pressato e orientato correttamente. I tocchi morbidi controllati dall'utente saranno una nuova opzione per i passaggi rasoterra e filtrati. I tocchi morbidi permettono di alzare leggermente la palla, in modo da evitare le gambe di un difensore.
Questo tipo di passaggi non sarà più legato al contesto e avverrà solo se eseguito manualmente. La meccanica per i die e vai tesi andrà ad aggiungersi alle altre opzioni di passaggio, permettendo di effettuare cambi più rapidi e di avere maggiore mobilità di posizionamento quando si attacca. Con l'introduzione di questa modifica, il passaggio manuale, che veniva eseguito premendo L1, LB, R1, PRB, non sarà più disponibile. Vabbè. Quindi, fondamentalmente, intendono complicare la costruzione del gioco, ma semplificarne la conclusione. Che strada è? E vabbè, il cambio di giocatore sarà più preciso, ma la carriera? Allora, fermi. Era importante per noi fare chiarezza su alcuni dei principali problemi legati al gameplay, quindi oggi solo gameplay. Ci sembrava giusto farlo, ora, prima dei grossi annunci, per rispetto verso la nostra fantastica community di appassionati. Man mano che ci avviciniamo alla nuova stagione di FIFA, condivideremo altre novità sul gameplay, comprese le nuove informazioni su Foot, modalità carriera e Pro Club. Ma dato che i vostri feedback sono così importanti, abbiamo pensato di anticiparvi come teniamo a affrontare, vabbè, tutta la pappardella. Quindi, condivideremo altre novità, comprese nuove informazioni su Foot, modalità carriera e Pro Club. Quindi ci sarà qualcosa. Ragazzi, io sono piuttosto dubbioso su ciò che ho letto, nel senso che alcune cose hanno senso, nel senso, le abilità in serie, benissimo, gradisco, e un po' più di logica nelle marcature, negli avanzamenti, eccetera. Non mi piace il fatto che vogliano complicare i passaggi e semplificare i tiri, semplici, cioè... Semplifichiamo ciò che è semplice e complichiamo ciò che è difficile. Sarebbe stato doveroso fare il contrario per certi versi, secondo me, da giocatore di FIFA che ci avrà speso 300 ore a forse, anche sto dicendo pure poco. Vabbè, comunque ragazzi, niente, io vi rimando al sito qualora vogliate leggere voi stessi ciò che c'è. Magari mi è sfuggito qualcosa, vi lascio in descrizione il link, fatemi sapere cosa ne pensate e cosa prevedete. Non lo so, io ripeto, alcune cose hanno senso, altre un po' meno. Credo che ci fossero altre priorità a livello di gameplay in questo particolare momento, tipo complicare il margine di finalizzazione per evitare che le partite potessero finire 18-19. Evidentemente l'intenzione è quella di semplificare ancora di più le conclusioni a rete piuttosto che complicarle, perché quello si evince da quello che abbiamo letto. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima.